Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Halloween si sta avvicinando e quindi oggi vi voglio parlare di paesi delle streghe. Ci sono un po' di paesi in Italia che sono considerati paesi delle streghe, io ne ho selezionati 5. Il più famoso è Triora. Triora è in provincia di Imperia, in Liguria, ed è considerato il paese delle streghe perché lì c'è stato il più lungo, il più brutale, il più devastante processo alle streghe della storia. Era partito tutto da un periodo di siccità, non pioveva, è stato un periodo di siccità molto lungo e si era data la colpa di questo a un sortilegio, quindi si pensava appunto che ci fossero delle streghe nel paese che avevano appunto fatto questo sortilegio e impedito alla pioggia di cadere e quindi di conseguenza tutti i raccolti erano stati rovinati. Da qui è cominciata la caccia alle streghe, sono state processate veramente tantissime donne, quasi tutte quelle del paese, comprese le bambine, ed è state torturate in maniera veramente molto brutale, quindi era stato veramente terribile. E ancora oggi sono visionabili gli atti originali dei processi. Nell'archivio di Genova in particolare potrete trovare e visionare gli atti originali dei processi e invece in fotocopia sono visionabili nel Museo delle Streghe della Tortura che si trova proprio nel paese di Triora. Io sono stata personalmente a vedere questo paese, molto carino, tra le altre cose davvero molto carino, ci sono un sacco di richiami alle streghe, alla stregoneria, perché c'è il museo, ci sono negozi che vendono tutte cose associate alle streghe. Nella notte di Halloween viene fatta una grande festa appunto dedicata alla notte delle streghe. Inoltre c'è un famosissimo pane, che è il pane di Triora, che è chiamato il pane delle streghe. E io pensavo di fare un tutorial per farvi vedere appunto come si realizza questo pane, quindi eventualmente poi ve lo lascio linkato da qualche parte in descrizione o nelle schede. Un altro paese considerato un paese delle streghe è Castel del Monte in provincia dell'Aquila. Qui la notte delle streghe si festeggia ancora oggi, ma non ad Halloween, bensì ad agosto. Nel Medioevo c'era una credenza particolare, ossia quando una bambina si ammalava senza rispondere alle cure mediche, si pensava che questo fosse opera delle streghe che volevano farla diventare una di loro. E quindi per rompere il sortilegio, le parenti donne di questa bambina dovevano fare il giro del paese dopo la mezzanotte, passare sotto a 7 archi di pietra. La comare in testa teneva la bambina in braccio e tutte le altre donne dietro in silenzio la seguivano. Inoltre la bambina andava vegliata per 10 notti consecutive e durante l'ultima notte i vestiti della bambina andavano portati ad un incrocio, battuti con dei bastoni e bruciati. E questa è un'usanza che ancora oggi si compie. Durante la festività della notte delle streghe che si tiene ad agosto, si fa ancora oggi il giro del paese passando sotto a 7 archi di pietra. Un altro paese delle streghe è Villa Cidro in Sardegna. Qui si dice che vi abitassero delle streghe malvagie che giravano per il paese per compiere sortilegi e malefici e addirittura si pensa che indossassero delle gonne lunghe fino ai piedi per nascondere la coda. Poi c'è un altro paese, San Giovanni Marignano, in provincia di Rimini, che è considerato paese delle streghe perché durante il Medioevo le streghe dirette a Benevento si fermavano in questo paese per fare una sosta, una tappa, e quindi per questo motivo è chiamato il paese delle streghe. E l'ultimo paese, famosissimo anche questo per essere il paese delle streghe, è Benevento. Qui nel 1248, durante un processo alle streghe, Matteuccia da Todi, che appunto veniva processata per stregoneria, aveva dichiarato che tutti i rituali, tutte le loro funzioni venivano compiute sotto un albero di noce. Ma questo albero in particolare era stato fatto abbattere ed era stato poi ritrovato al suo posto per opera del diavolo, si diceva per opera del diavolo. Ma la cosa ancora più particolare è che poi molto più tardi, nel 1500, sotto questo albero vennero trovate delle ossa umane ancora fresche e questo ha ancora di più accentuato la superstizione e questo insomma è uno dei motivi per i quali si dice che sia il paese delle streghe. Ecco, questa era una brevissima carrellata di quelli che sono considerati i paesi delle streghe. Io personalmente sono stata solo a Triora, però vorrei andare a vedere comunque anche gli altri perché mi incuriosisce.
esistono, perché a parte la leggenda sono comunque dei paesi molto carini da andare a visitare. Fatemi sapere nei commenti se magari voi ne avete visto qualcuno di questi che ho nominato. Io vi do appuntamento alla prossima, vi ricordo di dare un'occhiata alle playlist del mio canale perché trovate tutti gli argomenti che tratto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, se vi è piaciuto il video mettete un like e io vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando, seguitemi.